È stato presentato a Cassino il nuovo progetto Biblioteche H24, realizzato da DISCO, l'ente della Regione Lazio per il diritto allo studio universitario. Il progetto coinvolge cinque atenei: La Sapienza, Tor Vergata, Roma 3, l'Università della Tuscia e l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Abbiamo presentato oggi qui all'Università di Cassino questa importante iniziativa H24, che sostanzialmente significa ampliare una fascia oraria dell'apertura dell'università e dell'apertura in questo caso della biblioteca, consegnando ai tanti studenti e studentesse la possibilità di poter frequentare questo luogo in un orario più a loro comodo, e quindi consegnandogli anche una maggiore libertà di studio, di movimento, di conciliazione dei diversi tempi, un po' di studio, diversi tempi di libertà. E questo significa anche non soltanto una competenza ed una professionalità diretta a loro, ma vuol dire anche aiutare, sostenere, aprire l'università al territorio, ai problemi sociali, economici di questa realtà, ai problemi anche alle questioni che possono caratterizzare l'innovazione, sostanzialmente un grande progetto di partecipazione, di inclusione, di formazione. Presentato anche il libro Corrispondenze afghane, libro scritto da Nico Piro. Corrispondenze afghane è il mio secondo libro sull'Afghanistan. L'Afghanistan è un paese a cui ho dedicato molti anni della mia carriera, è un paese del mio percorso giornalistico, è un paese che mi è rimasto nel cuore, ma soprattutto è un paese di cui è importante conoscere la storia, colmare il vuoto sul conflitto afghano di cui non si parla più, perché è importante occuparsi. Al contrario delle semplificazioni contemporanee che girano oggi, secondo cui dobbiamo occuparci solo del nostro cortile, del cortile di casa nostra, occuparci di crisi dimenticate, di tutto ciò che accade lontano da noi è invece fondamentale. Perché? Perché siamo in un mondo globalizzato dove non girano solo le merci, ma girano e circolano anche le crisi e gli effetti delle crisi, circolano i virus, circolano gli effetti delle guerre, circolano gli effetti delle rivolte, dei cambiamenti di regime. Quindi è importante conoscere quello che accade nel mondo, informarsi su quello che accade nel mondo, discuterne. Chi legge questo libro non solo apprenderà tante notizie sui drammatici fatti dell'Afghanistan, ma ascolterà le musiche, sentirà i profumi dell'Afghanistan, gli odori del caffè. Insomma, è un libro da leggere. No, diciamo che c'è una rappresentazione molto veritiera dei fatti e ovviamente si tratta di fatti che coincidono con flagranti violazioni del diritto internazionale. Quindi chi legge questo libro avrà anche modo di capire come a volte la comunità internazionale si muove in modo scellerato, violando le sue regole fondamentali. Nico Piro ha presentato questo suo libro sull'Afghanistan, che non è un libro di guerra, non è un libro di avventure, ma lui ha scelto di portarci a conoscere alcuni angoli di questo paese, angoli sofferenti, a incontrare alcune persone, a capire alcuni aspetti della storia politica e della storia umana dell'Afghanistan.